In questo mio breve intervento vorrei parlare di un poeta che mi sta particolarmente a cuore, Mario Luzzi, che trovo squisitamente novecentesco nel suo riconoscere di vivere di fatto in una realtà magmatica, difficilmente comprensibile. E nello specifico parlerò del termine richiamo e del termine deflagrazione e dello scenario di senso che queste assumono nell'ultima opera luziana. Quindi mi concentrerò principalmente sull'ultima trilogia, Sottospecie umana, Dottrina dell'estremo principiante, Lasciami non trattenermi, servendomi di due immagini naturali, quella del vento e quella del fulmine, e rispettivamente di due immagini sintattiche, quella dei punti di sospensione e quella del punto esclamativo, e leggendo anche alcune poesie di queste raccolte. Qui confluiscono parte delle mie ricerche per la mia tesi magistrale su Luzzi, percorsi biblici nell'ultimo Luzzi, e confluiscono anche le mie ricerche autonome dell'ultimo anno, che è mio desiderio e mia intenzione proseguire in ambito accademico. Allora, come cominciare a parlare di Luzzi? Anzitutto, Luzzi è un poeta profondamente cristiano, ma non quel cristianesimo che si fa morta e impalpabile teoria, ma è quel cristianesimo che si tocca con mano, quel cristianesimo di sapore teilhardiano che viene percepito e vissuto innanzitutto come sentimento creaturale, come un'intima percezione di un'appartenenza a qualcosa di più grande che sta oltre noi, che va oltre noi, ma al tempo stesso è vicinissimo. È quel sentirsi uniti al creato che gli fa scrivere in Sottospecie umana. Siamo coro di cicale, presi noi pure in quell'ardore. Ci tiene la celestiale fabbrica, impaniati nel suo miele, racchiusi nei suoi stampi. E ci sono due modi per sentire, per percepire quest'unione creaturale. Uno è il richiamo, che è un termine frequentissimo nell'ultimo Luzzi, che Luzzi associa al vento che soffia. E l'altro invece è molto diverso nella sua natura, nella sua manifestazione, è la deflagrazione, lo scoppio, che associa invece alla figura del fulmine o del tuono. Mi piace riassumere anche queste due manifestazioni del sentimento creaturale utilizzando i segni di interpunzione. Per il richiamo sceglierei i tre punti di sospensione. Per la deflagrazione sceglierei invece il punto esclamativo. Ma cominciamo con il richiamo. Potrebbero funzionare come immagini i tre punti di sospensione perché il tre può richiamare ancora una volta il mistero trinitario e la sospensione a cui alludono è anche di fatto, come ha sottolineato Alfredo Luzzi in La vicissitudine sospesa, è una dimensione importantissima in Mario Luzzi, la sospensione. Il richiamo è discreto, ma è eloquente per chi osa darvi ascolto. Leggo ancora da Sottospecie umana. Di che è mancanza questa mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pieno? Di che? Rotta la diga, ti inonda e ti sommerge la piena della tua indigenza. Viene, forse viene da oltre te un richiamo che ora, perché agonizzi, non ascolti. Ma c'è, ne custodisce forza e canto la musica perpetua. Ritornerà. Sii calmo. Ecco, l'agonia deriva dal mancato ascolto e a sua volta, come in un circolo vizioso, l'agonia inibisce l'apertura all'ascolto. Eppure la forza del richiamo è presente. Il richiamo non è efficace solo se riceve una risposta, è pur sempre una voce, anche se flebile, che getta un ponte verso qualcun altro. Il richiamo non è solo vento in senso proprio, è materia aerea che assume varie forme. Può essere, per esempio, un profumo che manda il gelsomino. E leggo ancora da Sottospecie umana. Furente il gelsomino a sprazzi in quella raffica, acuisce il suo profumo, esacerba il suo richiamo. È tutto in agonia il giardino che lui dal padiglione sfiora appena. Con i suoi occhi sultani adusati alle stagioni, ai loro inganni, consci dei molti rimescolamenti dell'unico principio, ibi ipse est.
Il richiamo è il modo particolarissimo, in questo caso, del gelsomino, del mandare il suo profumo per il giardino. È il profumo stesso ed è il modo del gelsomino di ricordare a chi entra nel giardino che si è tutti parte di questo disegno comune, di un tonico, questa è un'altra parola luziana, di tutto il vivente. È interessante notare, tra l'altro, come in questa poesia il richiamo fa capolino insieme all'agonia, quasi come se il sentimento creaturale implicasse del dolore. E certo, perché è l'abbandono della dimensione egoica, per forza di cose non può che far male inizialmente. Il richiamo, che non è altro che un ricordo della comune appartenenza a una matematica celeste, fa appello quindi a quella parte non egoica di noi, a quella parte che si sente e si riconosce progetto di vita nel progetto universale. La seconda, invece, manifestazione del sentimento creaturale nell'ultimo Luzzi è la deflagrazione, lo scoppio. E capiamo bene che non è silenzioso, discreto come il richiamo, la voce flebile del vento, il profumo che il gelsomino manda nel giardino. No, di certo è l'imperversare di un fulmine, di un tuono, è la luce del sole del mezzogiorno, qualcosa che acceca, che toglie la vista, è violento nel suo protagonismo. È un evento con la E maiuscola perché viene fuori, emerge dalla piattezza del quotidiano e si impone sul resto. Questa seconda manifestazione trova una sua sintesi grafica, sempre per riprendere la simbologia dei segni di interpunzione, nel punto esclamativo. E perché? Perché ha la pretesa di essere uno spartiacque tra un ante e un post, concordemente con la sua natura di punto, ma al tempo stesso non è finito lì, ma ascende, vede una sua continuazione in quella linea che da lui parte va verso l'alto, in questo caso è un punto esclamativo. Dicevamo, questo termine qui, che rappresenta un punto esclamativo, è la deflagrazione, che occorre spesso nelle sue forme flagrare, flagranza, deflagrazione, nelle ultime poesie di Luzzi. Deflagrazione però è un termine che tradizionalmente, per cui tradizionalmente non c'è molto spazio in poesia, dà un sapore quasi gabbiano ai testi di Luzzi. Come mai un termine così specifico, un termine così antipoetico nel senso tradizionale? Del termine di cui tutti noi abbiamo percezione, come mai questo termine qui ha avuto così tanto spazio nelle ultime poesie luziane? Ecco, io credo che Luzzi scelga di utilizzare questa parola per sottolineare anche foneticamente, la scomodità della sua portata. Luzzi è attento al fonosimbolismo, ha studiato i simbolisti francesi, Mallarmé, ci ha scritto un saggio negli anni 50 su Mallarmé, e quindi questa parola qui. Luzzi la utilizza perché è scomoda, come scomode sono le conseguenze di cui si fa portatrice. Queste conseguenze impongono al sé un drastico e drammatico cambiamento. Una rivoluzione ontologica che è violenta perché porta alla distruzione, ma non è annichilitrice e terroristica, perché crea qualcosa su quella tabula rasa. E Luzzi sottolinea questa violenza creativa anche attraverso la disposizione delle parole poetiche. Sceglie di disporre le proprie parole in vari punti del foglio poetico, quasi a creare delle costellazioni di stelle sul foglio, come a voler dare un'evidenza visiva di un avvenuto scoppio primordiale, di questa deflagrazione. E leggo da Dottrina dell'estremo principiante. È in corso, deflagra. Imperversa nella notte, nell'aria vera il nubifragio, o si riaccende nelle cieche profondità del tempo e della mente un remotissimo frastuono? Non sa, gli solca il sonno. Questo, mentre dorme, sente, gli ruba le immagini, gli trita le frasi della musica, gli porta via misericordia dal sogno che ora sogna. Perché quel nume mi devasta il campo? Perché turba la sua notturna fioritura e mi divide da me mia parte? Amputato dai fulmini, il suo ego dormiente lamenta l'offesa integrità, ma intanto avanza nella notte e nella conoscenza. Si apre al non ancora rivelato l'anelito segreto svelandosi a sua volta. E il desiderio. Ci sono buoni angeli nel cupo brontolio. Di essi uno è Navarca, a lui si affida. L'alba o il risveglio lo disperde il fortunale, ne ha memoria il giorno.
In questa notte più metaforica che reale, un frastuono, anche se remotissimo, rompe il sonno di chi dorme, ne illumina le cieche profondità della mente. E si tratta di qualcosa che deflagra in un attimo, eppure ancora in corso. Quindi ha la puntualità, è punto, ma è un punto esclamativo, ha una sua continuazione. Continua ad accadere, a farsi spazio nel reale. E perché si chiede questo dormiente, quel sonno improvviso vuole disturbare, questo suono improvviso vuole disturbare il mio sonno? Il perché io, perché a me è un topos di eco biblica, la domanda che pongono i profeti veterotestamentari a Dio quando vengono scelti, Geremia 1,7 o Isaia 6,4. E mutatis mutandis è la stessa domanda che Dio pone a San Paolo in Atti 9,14. Saulo, perché mi perseguiti? Secondo un eloquentissimo scambio di ruoli, che è un campanello d'allarme, della distorsione della realtà operata dal Paolo persecutore. E poi è Paolo che possiamo immaginare ad essersi posto quella domanda: perché proprio io sono stato accecato? Perché sono stato vittima di quella deflagrazione, per prendere il termine luziano? San Paolo, che non a caso fu investito da una grandissima, appunto, deflagrazione di luce. Il sole gli scoppiò negli occhi, lo riempì di mancanza, volendo ancora riprendere l'immagine, Luziana. La luce, quella deflagrazione, lo riempì di mancanza perché lo illuminò sulla sua insufficienza, sul suo limite umano, che prima aveva osato superare sporcandosi le mani con il sangue degli altri uomini. La deflagrazione gli toglie la vista, gli sottrae gli occhi fisici e 3 giorni dopo Paolo viene fatto dono della vista spirituale e si riconosce uomo nuovo, quindi la violenza è creativa, la distruzione è poietica. Ma che cos'è fuori di metafora questa deflagrazione? Io sono d'accordo con Mazzanti, che identificava questa deflagrazione con la Pasqua, l'evento che stravolge le umane sorti, che disturba e solleva, che dà la morte e dà la vita al tempo stesso. È l'evento sintetico per eccellenza perché risolve le contraddizioni. È il punto di coincidenza tra fine e inizio. Ed è ciò in virtù del quale Luzzi conclude la sua esperienza terrena, già superata ormai la novantina, e non fa che riconoscersi, pur se estremo, un principiante, un apprendista eterno di sé medesimo e del cosmo. Qualcuno che è giunto alla fine, ma è sulla soglia di un nuovo inizio. Grazie.